Che nelle ultime ore ci fosse qualche mal di pancia nella Lega Cittadina lo si era capito dalla nota del consigliere Raffaele Cacciapuoti sul tema biodigestore. Il presidente della Commissione Urbanistica, quasi smentendo il comunicato di qualche giorno prima del collega di partito Antonio Giammusso, che se la prendeva con PD e Movimento 5 Stelle a suo dire immobili su una questione che in regione era passata proprio con il via libera dei due partiti, aveva affermato che nella continue riunioni della stessa commissione si stava lavorando anche con l'appoggio della minoranza per trovare una soluzione in grado di bloccare l'iter del progetto del mega impianto richiesto da Ambienta Lazio a Monna Felicita e che ha avuto il parere favorevole della Regione Lazio. Non passa neanche un giorno ed arrivano le dimissioni dal carroccio di Alessandro D'Amico, che già in passato era stato sul punto di lasciare. D'Amico, passato al gruppo misto insieme a Daniele Perello, ha parlato di profonde divergenze di visioni all'interno, politiche e amministrative, inconciliabili. Subito la vicinanza della Lega Giovani con il comunicato del segretario Dario Rufino, nel quale si sottolinea come grazie a D'Amico se la Lega Civitavecchia è riuscita ad arrivare al risultato finale delle ultime elezioni, ma soprattutto quella del sindaco Ernesto Tedesco, che ha parlato della necessità a breve di un incontro nello spirito di grande collaborazione ed amicizia per continuare a lavorare insieme. La Lega si spacca, dunque, perde i pezzi e rimane in consiglio comunale solamente con quattro consiglieri, Raffaele Cacciapuoti, Elisa Pepe, Antonio Giammusso e Pasquale Marino. Peraltro non tutti, almeno così pare, in sintonia tra loro. Non il massimo per il partito del sindaco Ernesto Tedesco, i cui protagonisti a livello locale non hanno mai dato l'impressione di convergere verso un'unica direzione, tra continui litigi interni, dimissioni presentate e poi rientrate, discussioni con gli organi regionali e provinciali. Le conseguenze di questo nuovo terremoto interno al carroccio saranno quantificabili nelle prossime ore, anche perché si parla già di un imminente passaggio di D'Amico a Forza Italia, il che ridisegnerebbe anche gli equilibri politici interni alla maggioranza.